È stato inaugurato questa mattina presso il Polo Ospedaliero Santissima Immacolata di Guardia Grele il nuovo centro vaccinale che andrà così a rinforzare ulteriormente l'offerta per la popolazione del comprensorio guardiese. Il centro, che aprirà domani, permetterà un maggior numero di inoculazioni anche in vista dell'avvio dell'anno scolastico ormai alle porte. Noi crediamo in questo territorio, crediamo nella città di Guardia Grele e di tutti gli altri comuni che ruotano intorno a questo paese. È importante per la vaccinazione, per la terza ondata, ma soprattutto è importante per il futuro. Io mi auguro che quest'ala dell'ospedale di Guardia Grele possa essere utilizzata il meno possibile per le vaccinazioni, nel senso che mi auguro che il Covid possa passare il prima possibile ed essere utilizzata per quella che in effetti è un ambulatorio territoriale dove i cittadini possono trovare le giuste risposte anche nelle aree interne e quindi sul territorio. Noi abbiamo vaccinato il 74% di prima dose, il 64% di secondo e chiaramente questo weekend con 12 punti vaccinali aperti, con anche il tampone antigenico per l'apertura della scuola, noi speriamo che anche la scuola vada avanti, il personale è già ben vaccinato e i ragazzi siamo al 63% di tasso vaccinale. Noi abbiamo avuto 1950 infetti nell'anno scolastico 2020-2021, noi speriamo con la vaccinazione che questi numeri decrescono, ma chiaramente la scuola sia, diciamo, per la parte dell'arrivo a scuola per i trasporti che l'attività didattica a scuola, che appunto non vogliamo ritornare al DAD, che nell'attività sociale post-scuola il rischio dell'infezione rimane e noi saremo pronti a sorvegliare il mondo della scuola e dell'università in particolare e intervenire dove serve a spegnere eventuali focolai. La struttura di Guardia Grele deve servire al territorio. La ASL ha messo i soldi a disposizione e ha ristrutturato quest'ala che era adibita a magazzini e a farmacia. La farmacia è sempre restata, quindi è stata riorganizzata e i quattro ambulatori medici che oggi utilizzeremo come centro vaccinale, perché prima veniva fatto sempre in questa struttura ma in altri ambulatori del distretto sanitario, quindi con anche un po' di difficoltà. E oggi invece abbiamo un'ala dedicata, ma questo serve anche per il futuro per ampliare i servizi distretto sanitario con nuove attrezzature che daranno quello che serve al territorio.